Allora a Soverdene si spalancarono le porte anche i forestieri, che in maggior parte continuarono a portare in modi diversi il trambusto portato da Piero Marco Re, Lalo dei Paoli, Celeste Rosso e Nani Massa. Si dice che ancora oggi, nonostante le rigide leggi sui colminei, non li vedano ancora titolari di alcun diritto sul territorio comunale. Anche loro aiutino il paese con spirito di sana solidarietà nelle tante iniziative culturali e professionali, cantando in amicizia l'inno della comunità. Noi siamo la Soverdene!